Per l'ex ospedale di Collemaggio, la ASL vuole i soldi. L'azienda esprime ufficialmente con una lettera del 6 agosto la propria indisponibilità a concedere a titolo gratuito al Comune dell'Aquila gli immobili dell'ex complesso psichiatrico di Collemaggio allo scopo di metterci gli uffici comunali, come era intenzione nelle idee di Pierluigi Biondi, il sindaco dell'Aquila. Ogni ente pubblico, ha ribadito Tordera, infatti ha l'obbligo di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare. A renderlo noto è stato il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Stefano Palumbo. È stata una bella perdonanza, ben organizzata, ha detto. La Basilica di Collemaggio, finalmente recuperata, tornata ad ospitare la celebrazione della messa dopo il rito solenne dell'apertura della Porta Santa, il vicino Parco del Sole riqualificato e affollato da bambini e famiglie, il nuovo look della Villa Comunale con lo splendido scorcio sull'emiciclo e diverse inaugurazioni di attività commerciali lungo le vie del centro, sono state la degna cornice all'evento più importante della città, ha sottolineato Palumbo. Con lo stesso sentimento di amore per la città, però, che mi permette, postando all'opposizione, di apprezzare il buon lavoro fatto nell'organizzazione dell'evento da chi oggi al governo, Palumbo ha voluto riportare l'attenzione però sull'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, il cui stato di abbandono stride con la bellezza e il decoro ritrovato in tutta l'area circostante. In realtà Palumbo, già in un paio di occasioni, aveva parlato di questa situazione. Palumbo ricorda anche che sono disponibili 10 milioni di euro reperiti dalla vecchia amministrazione a valere dei fondi per il Master Plan Abruzzo, da spendere per il recupero di una parte dell'area attrezzata per la realizzazione del Parco della Luna, come più volte ha sottolineato anche il Comitato 332, che si batte da anni per questo progetto, per il quale esiste già un accordo di cooperazione sottoscritto nel corso della precedente consigliatura dal Comune e dall'ASL, i cui lavori vanno affidati entro il 2019, pena la perdita dello stanziamento. È legittimo, sia chiaro, ha detto anche Palumbo, che la nuova amministrazione possa aver valutato la possibilità di ripensare in una chiave diversa il futuro dell'area, ma qualsiasi cambio di rotta rispetto a percorsi amministrativi già avviati andrebbe intrapreso con cognizione di causa e non per semplice capriccio, perché di fatto l'unico risultato ottenuto dal sindaco e dalla sua giunta è quello di aver perso 14 mesi di tempo.